gran per porta via, che lo avrebbe portato, come tutti i giorni, in via Pastrengo, innanzi alla corte dei conti, ove era impiegato. Conte di nascita, ma ormai senza più né contea né contante. E Gigi Mear aveva manifestato al padre, nella beata incoscienza dell'infanzia, di entrare in quell'ufficio dello Stato, credendo allora ingenuamente che fosse una corte in cui ogni conte avesse il diritto di entrare. Come Dio volle, ecco il tram, e Gigi Mear si apprestava a montarvisi senza farlo fermare, quando dal nuovo ponte Cavour si sentì chiamare a gran voce. Gigi! Gigi! Ci ho riconosciuto subito, sai, subito! Che vedo! Tutto brizzolato! Sta avvelenando! E non ti vergogni, e stavi confermo. Mi pareva che stessi ad aspettarmi. Quando ti ho visto alzare le braccia per salire su quel demonio, mi è parso un tradimento, mi è parso. Per forza andavo a lavorare. Che farai il piacere di non dire porcheria in questo momento. Come? Così te lo comando io. Che c'è? Tra pregare sempre, ma... Ma lo sai che sei un bel tipo? Sì, lo so. Tu non mi aspettavi, vero? Di la verità, mi aspettavi? Mi aspettavi? No. Ah sì, non mi aspettavi, sono arrivato ieri sera. E ti porto i saluti di tuo fratello. Ah. Il quale? Ti faccio ridere. Voleva darmi un biglietto di presentazione. Per te. Ma come faccio io? Fergigione, ma se ci conosciamo da molto tempo prima di lei. Per modo di dire, certo. Amici d'infanzia, per Dio, ci siamo rotti reciprocamente la testa tante di quelle volte. Compagni poi d'università, la Gran Padova. Te la ricordi, Gigio? Col campanone, il campanone che faceva dam e dam e dam, te lo ricordi? E come fai a ricordartelo se non te lo sentivi mai? Perché? Ma perché dormivi, Gigione? Dormivi come un ghiro dormivi, anche se ti toccherebbe porco, eh? Non ricordo che una volta in realtà tu lo sentisti il campanone, te lo ricordi? O quando pensavi che stessero gridando al fuoco, al fuoco, al fuoco, ma Gigione, il campanone. Sì, quelli sì che erano bei tempi. Oh, comunque, tuo fratello sta benone, eh? Io e lui abbiamo combinato un certo affaruccio, e per questo io sono qui. Dico, è per questo io sono qui. Oh, ma che hai? Che è successo? Sei funebre. Hai preso moglie. Stai per prenderla. Ma niente affatto, dopo i 40. Dai, 40. E se fossero 50 e sonati? Perdonami, Gigione, dimenticavo. Tu hai una specialità. Non sentire suonare niente! E nelle campane e negli anni. Te lo assicuro io, caro, sono 50 e sonati! Aspetta, tu sei nato? Ah, ricordi anche la mia data di nascita. Ci mancherebbe altro, il 12. 12 aprile 1851. 1852, se permetti. 18 maggio 1852, se permetti. O vorresti saperlo meglio di me? Dunque, finora 49 anni e qualche mese. Bene, bene, bravo. E niente moglie, bravo. Io invece sì, una tragedia. Ti farò morire dalle risa. Oh, noi restiamo intesi che tu mi hai invitato a pranzo da te. A proposito, dove sbrani? Eh? Dove divori di questi tempi? Sempre dal vecchio Barba? Ah, Barba! Sei del Barba? No, sì, ci siamo conosciuti lì! No, io! Come vuoi che ci fossi se sto a Padova? No, mi hanno raccontato, ho sentito delle belle prodezze che vi fai con gli altri commensali in quella, devo dire, macelleria, trattoria... Bettola, faccia! Comunque, visto... che devi desinare a casa mia, è il caso che avvisi la serva. Oh, giovane? No, vecchia, caro, vecchia. Per quanto riguarda il Barba, non ci vado più. E prodezze, basta, sono 3 anni ormai
ad una certa età... Dopo i 40. Dopo i 40 bisogna avere il coraggio di guardare bene, però farsi trascinare in un precipizio. Scendere pian pianino, questa è la verità, pian pianino. Beh, e ora? Vedi, bene, adesso andiamo su, ti faccio vedere come mi sono sistemato per benino la mia casetta. Pian pianino è la casetta. Ma Gigione! Ma che fai? Mi parli per diminutivi adesso, tu che sei così grosso, così superlativo. Ma che ti hanno fatto? Che ti hanno fatto? Ti hanno bruciato la gola? Bisogna prenderla con le buone questa vitaccia. Carezzarla con i diminutivi, o te la fa? Non voglio mica arrivare alla fossa a quattro piedi io. Ah, quindi tu credi l'uomo bipede? Ma non lo dire neanche, Gigione. So io che sforzi faccio in certi momenti per restare ritto su due zampe soltanto. Credi, amico mio, a lasciar fare alla natura, tutti noi saremo per inclinazione quadrupedi. La meglio cosa. E comodi, ben posati, sempre in equilibrio. Sai quante volte io stesso vorrei mettermi per terra così, con le mani puntate, gattoni. Ma questa civiltà maledetta ci distrugge, ci rovina. Quadrupede, io sarei una bella bestia selvaggia. Quadrupede, io ti sparerei un paio di calci nel ventre per le bestialità che hai detto. Quadrupede. Io non avrei moglie, non avrei debiti, non avrei pensieri. Ecco. Vuoi farmi piangere? Voglio farmi piangere. Guarda che me ne vado. Non me ne vado, però vuoi farmi piangere. Gigi Bear, intontito dalla buffonesca loquela di quel suo amico piovuto dal cielo, metteva a tortura la memoria per ricordare come diavolo si chiamasse, dove e quando lo avesse conosciuto da ragazzo a Padova o da studente universitario. E passava in rassegna tutti gli amici d'allora. Invano. Nessuno corrispondeva alla fisionomia di questi. Non arriva intanto a domandargli come si chiamasse. L'intimità che esso gli mostrava era tale e tanta che temeva d'offenderlo. Si propose di riuscirvi con l'astuzia. No. Vecchia! Sono arrivato prima questa mattina e in compagnia, e mi raccomando, con questo mio amico dal nome curiosissimo, e non si scherza, vada. Antropofago capri barbi cornipode, e nessuno vuole più saperne di questo mio bel nome. I banchieri arricciano il naso, gli strozzini strabiliano. Soltanto mia moglie è stata felicissima di prenderselo. Ma il nome soltanto è... Me. No. Me. No. E perché? Perché? Ma perché sono troppo bel giovine io per l'anima di tutti, diavoli. Beh, Gigione, già che hai codesta debolezza, mostrami le tue miserie. E tu, vecchia, biada la bestia! Caro Gigione mio, sapessi, io vorrei tanto un cognato come quello tuo. Sapessi quanto è birbone il mio. Ma perché? Forse tratta male tua sorella? Tratta male me? Mi sarebbe così facile aiutarmi in certi frangenti, ma... Di un po', come si chiama tuo cognato? Non te lo puoi ricordare, non lo conosci. È stappato da 2 anni appena. Sai che mi ha fatto? Chi? Tuo fratello, tanto buono come, m'aveva promesso aiuto se quel canaglia avesse avallato ricambiata. Lo crederesti? Mi ha negato la firma. E tuo fratello, che, benché amicissimo, è un estraneo, ne ha fatto a meno, tanto se n'era indignato. È vero che il nostro negozio è sicuro, ma se io ti dicessi la ragione del rifiuto di mio cognato... Vuoi sapere la ragione del rifiuto di mio cognato? Te la dico. Ebbene, io sono ancora un bel giovine, via, non lo puoi negare.
simpaticone, non fa per dire. Ebbene, la sorella di mio cognato ha avuto la cattiva ispirazione di innamorarsi di me. Dillo. Dillo. E dillo. Ottimo gusto! Certo, ma poco discernimento. Figurati se io mi vado... E basta. Si è avvelenata. Ah, è morta. No, ha vomitato un pochino, ma è guarita subito. Capirai però che dopo questa tragedia io non ho più potuto metter piede in casa di mio cognato. Beh, è chiaro. Cioè... Senti, ma sì? In questa casa, dico, si mangia una fame che ha lupo. Padova, Valverde, che aveva una moglie bellissima. È un magnifico mostro di sorella. E Guercia, se non sbaglio. E ancora a Padova... No, non era Guercia. Guercissima! Con un naso, sì. Dio, liberi! E le fa vedere il cervello! E quella! E quella è chi? Mia moglie! Quella! È quella! Caro mio! Ci sono certi eroismi nella vita, ignorati, che neanche la più sbrigliata fantasia di poeta potrebbe arrivare a concepire. Ma io capisco, comprendo. Non comprendi un corpo! Credi forse che io volessi alludere a me? Io l'eroe? Tutt'al più la vittima potrai essere, ma neppure. L'eroismo è stato quello di mia cognata, la moglie di Lucio Valverde. Senti un po', cieco, stupido, imbecille. Io potei lusingarmi che la bellissima moglie di Lucio Valverde potesse innamorarsi di me. Innamorarsi di me al punto da fare un torto al marito, il quale, credimi, Gigione, se lo sarebbe meritato. Ma che? Sai che cos'era invece? Disinteressato spirito di sacrificio. Sta a sentire. Valverde parte, o almeno finge di partire, come si fa di solito, d'intesa, certo, con la moglie. E lei allora mi riceve in casa. Giunti al momento tragico della sorpresa, lei mi caccia nella camera della cognata Guercia, alla quale, accogliendomi anche lei, tutta tremante, pudibonda, aveva l'aria di sacrificarsi per la pace e per l'onore del fratello. Io ebbi appena il tempo di esclamare: ma signora mia, abbia pazienza, com'è possibile che Lucio creda sul serio? Non potei finire. Lucio irruppe furibondo nella stanza. E il resto te lo puoi immaginare. Vabbè, ma scusa, tu con la tua prontezza di spirito... E le mie cambiali? Le mie cambiali in sofferenza, di cui Valverde mi accordava la rinnovazione, in cambio delle finte buone grazie della moglie. Ora me le avrebbe protestate ipso facto, capisci? E mi avrebbe rovinato. Verissimo ricatto. Senti, non ne parliamo più, Tanto visto e considerato che non ho un soldo, che non ne avrò mai, visto e considerato che non ho intenzione di prendere moglie... Come? Sei sposato... Io! Lei ha sposato me! E lei soltanto, io per parte mia gliel'ho detto avanti. Fatti chiari, amici cari. Lei, signorina, vuole il mio nome? Benissimo, se lo prenda pure, io non so che farmene. Ma basta, eh? Basta, quindi prima si chiamava Valverde e adesso si chiama... Purtroppo.
Eh no. Scusami, tu mi hai fatto passare una mattinata deliziosa, però adesso mi devi fare un favore. Ah, vorresti forse per caso in prestito mia moglie? No, grazie, no. Voglio che tu mi dica come ti chiami. Come mi chiamo? Io. E che vuol dire? Non lo sai? Non te lo ricordi più? No, scusami tanto, chiamami pure l'uomo che dimentica tutto nella vita, ma proprio potrei giurare di non averti mai conosciuto. Bene, giovane, che dire. Io ti ringrazio per la compagnia, del pranzo e di tutto il resto e me ne vado senza dirlo. No, tu non te ne vai di qua se non mi dici come ti chiami. Mi sono torturato il cervello un'intera mattinata. Dimmi come ti chiami. Ammazzami. Tagliami a pezzi. Non te lo dirò. Ma via, non avevo mai sperimentato prima d'ora questa terribile mancanza di memoria e ti assicuro che mi fa una penosissima impressione. Tu per me rappresenti un incubo. Ma dunque dimmi come ti chiami, Batte la pesca. Via, si può, vedi? La mancanza di memoria non mi ha impedito di farti sedere alla mia tavola. E quando anche non ci fossimo mai conosciuti, quando anche non fossimo mai stati amici, lo siamo diventati oggi. E ti assicuro che io per te ho una simpatia incredibile. Vorrei sempre averti a fianco a me e parlare sempre con te di tutto. Dunque dimmi come ti chiami. È inutile, non mi seduci, via. Vuoi che mi privi adesso di questo piacere inaspettato? Di farti restare, cioè, per un palmo di naso senza sapere a chi tu abbia dato da mangiare? No, via, pretendi troppo. E si vede proprio che non mi conosci più. Se proprio vuoi che io non ti servi ancora per questa indegna dimenticanza, lasciami andare via così. Sparisci. Non voglio più vederti innanzi a me. Va bene, Gigi, ma prima... Un piacere. No, se prima non mi dici... Va bene, Gigione, è stato un piacere. Io ti ringrazio del pranzo, della compagnia e di tutto il resto e... Addio!